tornano a vostra richiesta le interviste agli italiani immigrati nella Grande Mela. Bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Per contenuti su New York, Stati Uniti d'America, donne, imprenditrici, viaggi e video motivazionali, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto. Sante ci vuole portare in un posto a lui molto caro. Sì. Dunque, che è a due passi da qua. Certo, è una galleria dedicata all'arte e all'architettura. Si chiama Storefront for Art and Architecture. Fondato da Kyung Park, che conoscevo personalmente, che è il marito di Shireen Shah, l'artista persiana. L'ha fondato quando sono arrivato io, alla Fayette Street. E poi hanno preso questo spazio triangolare, una forma molto particolare, che ormai c'è da quasi 40 anni, e lo hanno fatto ristrutturare a Vito Acconci, che è un artista comportamentale, performance, e poi si è orientato verso l'architettura, e Stephen Hall, che è stato il primo architetto che ha rivitalizzato l'immagine del museo, ha fatto questo museo che si chiama Chiasma a Helsinki alla fine degli anni 80, che ha praticamente è stato un momento veramente di cambiamento fondamentale, perché prima il museo veniva identificato con Metropolitan o al massimo con il Guggenheim, una cosa immutabile che non si può. Invece lui ha veramente cambiato tutto. Ha rivoluzionato l'idea. E da allora poi c'è stato il Guggenheim a Bilbao, ma tanti altri, ma prima non veniva quasi in mente a nessuno di costruire un museo ex novo che facesse proprio uno statement architettonico. È stato lui prima, e questa è la sua, forse la cosa più importante che ha fatto. La cosa che mi piace di questo posto è che ci passi davanti e passi inosservato. Più o meno, se non lo sai. Se è chiuso, sì, ma oggi chiuso, che è aperto, sì. Vedrai che si vede, si nota. Vediamo. Andiamo. Let's go. Siamo entrambi in bici, giornata bellissima. Sante è un personaggio, guardatelo, guardatelo. Con la busta sul sedile. La busta è molto di classe, eh? Ah sì, ma sai cosa serve? Serve a preservare i pantaloni, il cavallo dei pantaloni, sul serio. Ci sono le ragazze nude. Ragazze nude? Vedi, praticamente. E poi di fianco c'è un'altra inquadratura importante. Perché Aileen's Cisco è la mia preferita. Ma guarda cosa c'è di fianco, c'è Giuliani in versione Halloween. Giuliani Halloween. Con la ragazza nuda praticamente per la sera, perché questo è quello che succede, beh non credo che succeda solo qui, dopo un lungo inverno, ci sono ancora i mucchi di neve agli angoli, appena c'è una giornata estiva tutti si spogliano, non vedono l'ora di mettere le carni al sole, insomma. Questa è una mostra, è una mostra che hanno fatto con tutti i materiali di recupero che praticamente hanno preso dalla cantina che è qui sotto. Perché durante i 40 anni di attività sono ritrovati con tutte queste cose. Hanno chiesto a 26 architetti di fare qualcosa con questi materiali. Quindi adesso hanno deciso di fare una serie di mostre in cui recupereranno questi materiali rimasti, vedendo cosa possono fare gli architetti che conoscono, che magari hanno già fatto delle mostre qui, con questi materiali rimasti. Si crede che non ci sia qualcuno? Oh, c'è qualcuno! Good, how are you? Thank you. We are filming, and it's a whole thing about... Gli ho dato la proposta per una mostra che vorrei fare già da tanti anni. Qui dentro? Anche qui. Fammelo sapere, che certo, vendo. Sì, ma se succederà. Succederà. Questa è un'idea che è molto simile a quella che hanno loro. Io ci sto lavorando da 20 anni, perché praticamente tutto quello che ho addosso oggi viene dalle strade,
da altre situazioni di recupero. No way! Quindi tutto. Quindi quello, io ho talmente tanta roba extra, ma di qualità come quella che ho addosso, che voglio semplicemente regalarla, però voglio farlo in una situazione artistica in cui diventa non solo materiale, ma diventa proprio l'espansione di un'idea, di quello che è il contrario del consumismo. E visto che adesso tutti ci stiamo sensibilizzando allo stato del pianeta, al fatto che non va bene sprecare, e io faccio semplicemente vedere che c'è talmente tanto in giro che in realtà non abbiamo bisogno di acquisire quasi poco e niente. Io più che comprare da mangiare non hai bisogno di niente. Non ho bisogno quasi di niente. La bicicletta è lo stesso. Questa era sulla Bauri. Mi mancava la ruota davanti. Il manubrio ne avevo uno da corsa che gliel'ho cambiato perché ho talmente tante parti che trovo in giro. Che trovo in giro o resti di bicicletta precedenti, sì. Che, cioè, ne ho appena fatta una che ho regalato a un amico perché non ne ho tre, questa sarebbe stata la terza e non ho proprio lo spazio per tenerle. E no, appunto, si tratta solo di saper vedere e di saper fare qualcosa con queste cose. Facciamo una passeggiatina? Sì. Allora, mentre ci incamminiamo verso Elizabeth, volevo chiederti se conosci tanti italiani. I rumori di New York non vi mancano? Pompieri. Parlaci un po' invece di questi italiani immigrati. Ne conosci qualcuno che ha aperto attività o magari fanno altri lavori, che però vivono qui da tanto tempo, no? Come te. Certo. Ma ne conosco vari. A parte il nostro caro amico in comune, Sal, che intervisterò appena si può. Certo. Anche per questo voglio passare da questa parte, perché qui c'è... Adesso passiamo davanti alla pizzeria Lombardi, che... ha la fama di essere stata la prima pizzeria a New York. Sì, dici gli aneddoti, raccontaci questi aneddoti. Sì, cioè così lo scrivono loro. Poi io so che la famiglia non è la stessa, l'hanno ripresa dopo varie generazioni, però di fatto l'hanno riaperta. Aperto nel 1905. È la prima pizzeria. Qui c'è un'attività di gente che conosco, se la vuoi vedere. Sì, aspetta. Facciamo un'inquadratura Lombardi. Sante, cosa dicevi? Allora, chi è che... abbiamo il vecchio e il nuovo, perché c'è Lombardi del 1905. Sì. E questi ragazzi invece che sono sardi hanno aperto questo ristorante, l'Epistrofi si chiama, sì. L'hanno aperta forse una decina d'anni fa. A me piace molto. Sì, anche a me. Non è della zona, forse è il mio ristorante preferito. E quando vengo qui ordino sempre la stessa cosa, le orecchiette con la pancetta e il radicchio. Sono buonissime. Sì, sì. Non le ho provate mai. Eccolo. Ci sono anche gli amici. Ciao, come stai, Giorgia? Ciao. Il vecchio ciao. Nuovo, sì. Giorgia, ciao. Ragazza adorabile con il suo fidanzato. Sì, dentro, ma tu sei sarda, no? No. La metà, però mio marito è sardo, quindi adesso Okay, sei metà. Sì. Posso anche far vedere un'altra attività. Sì, questa è Motta, che purtroppo è caduta vittima del Covid. Questo ragazzo siciliano faceva un gelato buonissimo. Polo Sud. Polo Sud, ok. Polo Sud. E purtroppo è rimasta solo la vetrina vuota adesso ormai. Sì, sì, sì. Però qui era molto buono. Era squisito. E anzi, era quasi pericoloso. È aperto da qualche anno, era recente come immigrazione. E di nuovo, il vecchio e il nuovo, questo è il nuovo, adesso andiamo da Di Palo, che invece, se non sbaglio, c'è da quasi 100 anni. Credo nel 25 compiranno 100 anni il negozio. Io nel frattempo vi dico che ho la bici, il telefono, la camera, la mascherina. Sei un'acrobata. Ecco, un altro soprannome, acrobata. Non me l'hanno mai dato ancora, perché... ma di fatto lo stai facendo adesso. Sì, però sì, mi hanno dato tantissimi soprannomi, anche Moma Vagante. Non so se ti torna. Moma Vagante? Sì.
Wow, questo me lo devi spiegare. Quindi il museo? Sì. Sì, qui bisogna mettersi la mascherina adesso perché sono molto... Ecco qua intanto facciamo vedere... Sì, questo è Di Palo. Già. Di Palo sono una famiglia che qui da forse 4-5 generazioni hanno questo negozio a Grand Street. Li conosci? Sì. Io ci ho portato un sacco di gente. Sì, che praticamente è l'ambasciata italiana della gastronomia. Tutta roba italiana? Tutta roba di importazione. Però sai, fanno anche delle cose qui. La mozzarella, fior di latte la fanno fresca loro. Se non c'è Di Palo in paradiso non ci vado. Sì, e infatti credo che è rimasto fuori. Era un famoso scrittore questo. Sì, sì. Oh, thank you very much. Thank you. Fatti vedere, sai. Sì, questo è il caglio per fare la mozzarella. Perché loro la fanno fresca. Però da quando ho scoperto che me lo vendono, me la faccio io. Bravo! No, non perché costa meno, ma perché sono pigro, è difficile per me arrivare qui prima che chiudano. E per di più, se vengo qui me ne prendo una da 2 pounds, è così buona che sono come i cani da riporto, no? The head of the family. La quinta generazione. Sì. Lu Di Palo. Ha scritto anche un libro, un bel libro. Giulia. Ed è un cultore della cucina italiana, va in Italia, fa lo slow food. Oh, thank you so much, John. Alla prossima. Sante, ti volevo chiedere, le persone sono cambiate tanto dagli anni 80? Sì. Sono, sai, siccome è cambiato proprio l'ambiente urbano, è tutto più sicuro, più tranquillo, la gente è meno, almeno io, per quello che posso vedere, è meno aggressiva, più disponibile. In generale, forse sono anche io che ho imparato a discriminare e non mi trovo più in situazioni di ostili, no? Però mi sembra tutto molto più rilassato rispetto a quando sono arrivato, cioè allora era veramente pericoloso camminare come stiamo facendo noi adesso. Era pericoloso camminare così? Sì. Wow, perché? Ma perché, cioè, se appena la gente pensava, ti vedeva sorridere, che potevi essere una preda, sì, potevi essere un bersaglio. Ma perché c'erano meno soldi, perché c'erano meno controllo? Assolutamente meno soldi, più tossicodipendenze. Meno controlli? Meno controlli, la polizia non era quella che è oggi. No, era veramente un altro paese rispetto a quello che è adesso. Che bello, cioè, che bello. Che bello. No, a me piace dire, che c'erano cose che mi piacevano di quel modo di essere e ce ne sono altre che mi piacciono di quello che è diventato oggi. Sono quelli che si lamentano, dicono, ah, si è imborghesita la città. È vero. Quando ero arrivato dovevi camminare dei chilometri per andare a un supermercato decente. Adesso devo rotolare giù dalle scale e nel posto dove c'era un parcheggio pericoloso, dove i miei amici che parcheggiavano, che avevano la macchina, mi dicevano che a volte trovavano le siringhe in macchina, oppure le prostitute nell'esercizio della loro professione, proprio in macchina lì. Adesso c'è Whole Foods, che è il supermercato più, come posso dire, eclatante che si possa immaginare. Certo. Ma invece la cosa, tipo la scena più pericolosa o il momento più pericoloso che hai vissuto a New York? Ce ne sono troppi. Io quando facevo il tassista... Tu facevi il tassista? Non te l'ho mai detto? No! Beh, io Quante storie, Santi! Sì, no, infatti. Beh, quando facevo il tassista, in media una volta alla settimana, era una rissa. In che anni? Dall'82 all'85. E quando era pericoloso. Era più pericoloso statisticamente fare il tassista che il poliziotto. Perché in media ne ammazzavano uno alla settimana. Oh my God! Sì. Ne ammazzavano? Sì, sì, sì. Per che motivo? Rapina, generalmente. Wow! Ho letto qualcosa del genere, ma sai, ascoltarlo dai racconti di una persona che l'ha vissuto non è la stessa cosa. Lo so, rido perché, cioè, sai, io avevo 22-25 anni, questa è stata la mia... Ero all'università
la New York University mi aveva dato una borsa di studio che mi pagava le costosissime tasse di iscrizione, che comunque erano un decimo di quello che sono oggi. Quando sono andato io le tasse erano $6,000 l'anno, adesso sono più di 70, quindi non è proprio possibile. E invece una cosa che ti volevo chiedere, la challenge più grande che hai dovuto affrontare, quindi il momento più difficile per te a New York. È difficile dire, perché l'inizio è sempre molto difficile, te l'avranno detto anche gli altri che hai intervistato, però le challenge sono tutti i giorni, cioè sopravvivere non in senso proprio materiale, no? Ma darsi delle motivazioni, soprattutto in questo momento di pandemia, di crisi, è sempre... Guarda, io ci sto proprio scrivendo filosoficamente su questo. Alla fine, la saggezza italiana, si tratta veramente di vedere il bicchiere mezzo pieno. E questa forse è la cosa più difficile, non sempre. Una giornata come oggi mi viene bene, a volte mi viene meno bene. Quindi alla fine... La challenge più cospicua è costante, è quella di dire la vita è bella, vado avanti e ho sempre delle ragioni per continuare. Certo. Invece uno dei momenti più belli, ricordi più belli di New York, della tua vita a New York, dei 40 anni a New York? Guarda, sono talmente tanti che non so neanche se riesco a dirtene uno. Però cioè, ce ne sono veramente tanti, ogni momento può essere un momento di gioia. Ma che cosa ti viene in mente? Qualcuno? Non deve essere uno o non deve essere il più importante? È vero che io mi accontento di poco, per me questo è un momento bellissimo adesso, perché... No, ma pensa, c'è il sole, siamo mezzi nudi, a marzo, stiamo passeggiando amabilmente in questo posto che era pericoloso. Qui una volta, proprio qui, ho avuto un combattimento che ho finito con la faccia rotta, proprio qui. Davvero? Sì, sì, neanche... Cosa sì. È successo? Guarda, preferisco non ricordarlo. Okay. Però vedi, adesso il confronto con quello che è oggi già mi fa sentire felice. Per me ci vuole poco per essere felice. Anche secondo me è proprio quello il segreto della vita. Sì, secondo me sì. Però bisogna capirlo. Sì, e appunto, e questa è la challenge più difficile, perché non è sempre facile capirlo, no? Quando si è di buon umore lo si capisce, e quando si è di umore non sempre, come posso dire, positivo, è più difficile. Questo era Moe, e quando sono arrivato nel 1982 c'era sua madre, che era sempre seduta qui, Mary, e io ero appena arrivato. Lei si avvicina e dice: ma tu sei italiano? Ho detto sì, e mi ha portato dentro quasi a viva forza. Aveva il giradischi di selezione del Reader's Digest e mi ha fatto ascoltare l'opera, che io a quei tempi non avevo la cultura musicale che ho adesso, no? L'opera. E poi c'era il figlio, lei è morta a 97 anni, un bel po' di anni fa, e il figlio, Mo, vedi, qui ci sono le foto fuori, quello di Nivella che era in casino, lui era amico di Martin Scorsese, che abitava dall'altra parte della strada, poi ti faccio vedere. E quindi questo era un centro in cui tutti quanti, quelli che facevano parte di questo milieu degli italoamericani di una volta, come Martin, Robert De Niro abitava anche lui in questa zona, ma più a sud, a Mulberry, sotto Grand Street, e erano proprio due mondi diversi, non si conoscevano neanche. Però appunto qui ho visto spesso Joe Pesci,
vini. Marti non l'ho mai visto qui invece. La madre sì, si vedeva perché ha abitato qui al 253, qui di fronte, praticamente fin quando è morta. Catherine la conoscevano tutti. Adesso c'è la nipote di Mo, che sarebbe la bisnipote di Mary. Adesso se vuoi le chiedo se vuole. Sì. All right, see you later. No, I'm telling her that this used to be a place of gathering of all the old timers, you know, like Vinny. Still is. Vinny is not with us anymore. Yeah. But I saw Joe Pesci here, I saw people showing. And the place was, it still has the signs. Yeah. That from when The Godfather 3, it shot on this street, they were here for 2 months. And the scene, I don't know if you saw the movie, the third one, the scene of the San Gennaro feast that normally takes place on Mulberry Street was actually recreated here, which ends with... A lot of history. with Andy Garcia disguised as a cop on a horse, shoots Joe Mantegna. Joey! Zaza! That's the end of the scene. But it's all done here. The beginning of the scene takes place right in front of the store. Yeah. And it's and now this is the fourth generation. Third or fourth? It's fourth, yeah. La quarta generazione. It skipped one though. Right. Yeah. Thank you. Well, grazie. Adesso ha preso la fiaccola, per come si dice qui, ha raccolto la fiaccola e porta avanti la tradizione di famiglia, la quarta generazione. Questo è il palazzo dove è cresciuto Martin Scorsese, sì, eccolo 253. Qua. E dove ha abitato la sua mamma praticamente finché è campato. Il mio palazzo invece, la particolarità è che è lo stesso, non sono balconi, sono lo stesso fire escape, cioè scale, non sono scale, però l'idea è che sono muri, sono 5 numeri civici che sono lì. Ognuno è separato da un muro che chiamano fireproof, cioè a prova di fuoco. Cosa vuol dire a prova di fuoco? Vuol dire che resiste alle fiamme per un'ora. Quindi tu esci sul balcone se c'è un incendio e ti metti dove l'incendio non c'è e si spera che in quell'ora arrivano i soccorsi. Questa è l'idea. E poi ti devono prendere, cioè con le scale da autopompa, insomma. E comunque è un palazzo famoso perché è stato fotografato da questo fotografo che documentava le condizioni dell'immigrazione e del lavoro minorile, che si chiama Lewis Hines. E io ho una foto del 1911 di quel palazzo. E con le scale antincendio, cioè con il balcone antincendio che aveva già gli sbuffi di ruggine, quindi vuol dire che era lì da parecchio tempo. Wow. Di chi è questa moto? Questa moto è del mio vicino che è sotto di me, si chiama Alpa, è un gioielliere turco. Ecco. E si è preso questa, credo che sia un'Honda, no? Sembra una Ride, no, Triumph, a tre cilindri. E sante, mi sa che ci siamo, per oggi abbiamo parlato un bel po'. Ah sì, sembra che a me. Ci ha raccontato un sacco di cose. Per oggi è tutto, abbiamo concluso questa bellissima chiacchierata. Grazie, con sante. Io penso che loro ti rivorranno nel canale, ma anche nei nostri giri a New York. Non c'è problema. Spero che anche tu sia stato bene con me, con noi. Sì, mi ha fatto un sacco piacere, come ho detto anche prima. Grazie mille. Bellissima. Vediamo se loro hanno delle... a tutti, grazie. Vediamo se loro hanno delle domande che ci lasciano qua sotto nei commenti. Va bene, poi le riprendiamo in un futuro episodio. Perfetto. Se dovesse Bravo. Succedere. Domande a Sante per il prossimo episodio numero 3. Sempre, sempre contento di rispondere. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao Sante. Ciao. Bye. Che piacere, quante storie, quanti aneddoti e quante cose mi ha raccontato anche off camera. Grazie per avermi chiesto di avere di nuovo ospiti immigrati italiani a New York. Per oggi è tutto. Da New York, da Chiari Lady Boss, e ci vediamo al prossimo vlog. Bye guys, grazie mille, ci vediamo al prossimo vlog. Da New York.